Il mio errore è stato capire cosa è veramente Palermo da sindaco. Oggi, a 24 anni da quel terribile omicidio, ricordiamo l'uomo, ricordiamo la figura di sindaco, di amministratore di una città. Una città complessa, una città difficile, una città che sa donare tanto, ma sa anche, purtroppo, avere dei momenti difficili, complessi, e anche dei momenti di sofferenza. Permettetemi un saluto affettuoso e un abbraccio a Luca, ad Ernesta, alla signora Salvo Piera, ai fratelli Angelo e Domenico. Grazie di averci permesso quest'oggi di ricordare la figura di un sindaco, la figura di un uomo che ha saputo amministrare una città nei suoi 100 giorni e l'ha fatto con quella dignità che lo ha contraddistinto nella sua attività politica e amministrativa. 100 giorni, 100 difficili giorni che hanno comunque lasciato in questa città un segno indelebile della sua presenza. Ed è quindi a voi che va l'applauso, perché con grande dignità avete portato dentro di voi una sofferenza e con grande dignità quest'oggi siamo qui a ricordarlo. Grazie. Purtroppo nella nostra città il tema della legalità è un tema sempre attuale, sempre ogni giorno ci richiama, siamo richiamati a questo problema della legalità, perché ogni giorno si hanno eventi luttuosi in cui una mano nemica, una mano nascosta opera continuamente, e questa mano è stata quella che sicuramente ha messo fuori causa questa persona, così quest'uomo così imponente per la sua moralità. E dicevo, mi piace il titolo di questo ricordo, l'ombra di un ricordo. Ecco, forse a far comprendere come di alcune persone molte volte non ci sia una grande partecipazione all'evento in cui è stato coinvolto. Ma questo io credo che sia dovuto al fatto che molte volte, ne parlavo poc'anzi con il signor Sausa, molte volte dipende dalle situazioni contingenti. Sicuramente la signora Piera avrà avuto molto da fare nel far crescere i propri figli nel rispetto di quei concetti che il marito magari impartiva loro, del rispetto delle leggi, del rispetto delle regole. E quindi sicuramente questa memoria nel tempo non sarà stata mantenuta viva come è accaduto per altre persone che avevano dei testimoni che potevano portare avanti. Ma adesso i figli sono grandi, ecco, io conosco la signora Ernesta, non sapevo che fosse la figlia di Giuseppe Insalvo, conosco la signora Ernesta, i figli sono grandi, ecco, qui vedo che c'è anche il dottore Luca Insalvo, i figli sono grandi e quindi possono testimoniare con maggiore forza, con maggiore veemenza e anche questo, i concetti che il loro papà voleva portare avanti. Siamo in una città in cui questi concetti purtroppo molte volte non vengono rispettati, ma quando questi concetti entreranno nell'anno di ciascuno di noi, nell'anno di tutti, e allora quel concetto diventerà l'anima di ciascuno di noi. Questo è quello che noi anche nelle scuole cerchiamo di fare, cerchiamo di educare i giovani che abbiano dei modelli di cui riferirsi, e sicuramente Giuseppe Insalvo è uno di quei modelli cui i giovani possono riferirsi. Ringrazio tutti voi per avermi dato questo tempo. Giuseppe Insalvo è stato ucciso. Pier Santi Mattarella è stato ucciso e anche Viola Torre, così come Michele Reina. Pure Natale Mondo è stato assassinato il 14 gennaio dell'81, due giorni dopo il sabato. Giovanni Falcone doveva morire alla Daura il 20 giugno dell'89. L'attentato fallì e poi andò come tutti sappiamo. Per queste persone di sicuro c'è solo che sono morte.
Mattarella, Insalaco, La Torre, Reina, in questi casi in comune fra di loro hanno l'incompetenza della ricostruzione giudiziaria. Quasi per tutti, infatti, si è trovato l'esecutore o gli esecutori, per molti anche i mandanti. Ma se non si sono trovati coloro che premettono il grilletto, per esempio per Reina e Mattarella, non si sa ancora chi sparò, sono stati comunque individuati i mandanti, la commissione provinciale di Cosa Nostra. Ma manca il momento. Perché sono stati uccisi? Perché sono morti? C'è un altro filo poi che lega questi episodi che videro come vittime Mondo e Falcone al caso in sala. Sia il poliziotto che il giudice, prima dell'esecuzione, riuscita per l'uno fallita e dunque soltanto rinviata per l'altro, furono vittime di questo stile meccanismo che un tempo si chiamava calunnia e che poi nel tempo ha assunto altre definizioni. Delegittimazione, isolamento, ritaccarne, fino ad arrivare alla più recente, non per questo meno nobile, macchina del fango. Come Giuseppe Insalaco, Natale Mondo venne accusato di qualcosa che non trovò mai un riscontro e che parve strumentale alla fase 2 della sua eliminazione, essersi macchiato del tradimento del suo capo, un delitto orribile questo. Anche Falcone era stato mascheriato dalle lettere del corvo, lo accusavano di aver fatto rientrare dagli Stati Uniti Totuccio Contorno assieme a Gianni De Gennaro per eliminare un poco di immondizia, chiamiamola così, un poco di avversari mafiosi. Anche questa era un'accusa che, rilanciata dalle lettere all'onore del corvo, non trovò mai riscontro. E veniamo in sala, prima di essere ucciso era stato arrestato. Di conseguenza chiacchierato, discusso, delegittimato. L'arresto, dicono quelli che c'erano, era motivato, ma l'indagine era debole. Alla base c'era stata una delazione che aveva portato poi a un susseguirsi di eventi negativi. Quell'ex sindaco dei 100 giorni, arrestato per una tangente, da 20.000 anni era stato così bloccato, non poteva più parlare, non poteva essere più credibile. E l'interlocuzione relativamente segreta che aveva coraggiosamente aperto, non due anni fa, sì, fermò. In tutti questi casi, riannodando le fila del discorso, l'omicidio, il tentato omicidio, nel caso di Falcone, sembrò quasi come una sorta di conclusione inevitabile, per certi versi anzi come qualcosa che confermava la colpevolezza dell'omicidio. Magistratura e forze dell'ordine però furono anche loro ingannati o portati su una strada anziché su un'altra. Chi aveva il potere assoluto di decidere la vita o la morte delle persone? E chi poi dava le dritte o le delazioni alle forze dell'ordine, come si dice, dal produttore al consumatore? Dovremmo ricordare così dei pistaggi sul caso Mattarella, verso i terroristi neri, sull'omicidio di Ola Torre. Quindi dobbiamo pensare a un gruppo matematico di interessi rappresentati da ex sindaco e da esponenti della vecchia Democrazia Cristiana e di altri partiti della Prima Repubblica, capaci di tenere in pugno, di essere tenuti in pugno con un'armata corleonese che, vi ricordo, insanguinava questa città. Questo stesso gruppo di interessi era anche in grado di condizionare, depistare, orientare e poi di fare assassinare gli uomini che al loro sistema di potere si opponevano, come in Insalaco, prima di lui Mattarella e La Torre. Insalaco aveva lasciato un ricordo a questa città. Io devo dire che da giornalista che segue da anni la cronaca giudiziaria ho sempre notato un forte imbarazzo quando si parla di questo ex sindaco, ma non ho mai capito se perché era veramente discusso, chiacchierato, se era un personaggio, sarà pure se per quella colpa che si è procurato da vivo, cioè quella di avere in un certo modo tentato una via d'uscita verso qualcosa che si chiama oggi legalità ed è tanto inflazionata, cercando di raccontare a un protagonista con Giovanni Falcone quello che c'era dietro l'apparenza del comune di Palermo in particolare. Non ho mai capito se è stato per quello che è successo, per che questa città si è sentita, questa politica si è sentita tradita dal fatto che ha lasciato dei diari in cui raccontava quella che era la verità, quello che dà il titolo al nostro
convegno di oggi, cioè quello di avere capito veramente che cosa era Palermo facendo il sindaco. Di recente abbiamo assistito a tentativi di riscrittura della storia, viziati però da una inattendibilità intrinseca di fondo della fonte. In alcuni casi mi è parso piuttosto di assistere a fenomeni che sono sembrati quasi una revanche, una rivincita del passato che non passa, della calunnia che non ha avuto effetto a suo tempo e che oggi viene riproposta per poi confondersi in un incomprensibile WhatsApp. Al di là degli oracoli, forse sarebbe il caso di ricostruire tutto con serenità ora che sono passati tanti anni. Solo quando questa città sarà in grado di fare i conti con se stessa e col proprio passato, potrà guardare al futuro, dico meglio, anzi, potrà avere un futuro, che diversamente non avrà. Io visto che pensavo per la prima volta in una mattina di 50 anni fa, quando insieme accompagnammo Franco Restivo, deputato al Parlamento Nazionale in quel momento, alla cerimonia della corona all'Immacolata. Io venivo da un'altra esperienza, cioè ero stato capo ufficio stampa e assessore del governo di Lazio, il che mi aveva consentito però di valutare tutti i limiti, tutte le manchevolezze di quel governo e di collocarmi in una posizione contraria. Questo procurò l'attenzione particolare di Franco Restivo, che era il vero stratega della campagna di Milazzo. E così io mi trovavo in quell'occasione nella posizione di un amico, un seguace politico. Così nacque la famosa segreteria di Restivo di via Dante 55, dove sostanzialmente in Salago e io lavoravamo a stretto gomito per tenere insieme i rapporti tra Restivo e il suo vastissimo elettorato con compiti distinti. Cioè Salaco era la persona più addetta alla funzione di Restivo ed era però anche quello che si occupava di più della città. Mentre io tenevo alcuni rapporti esterni, quindi con la corrente all'interno della DC, col partito, ma anche con le vaste realtà della provincia. E mentre sviluppavo questo tipo di collaborazione con lui, in Salaco invece Pippo invece si dedicava pienamente alle diverse istanze della città. E quindi anche a tutta una serie di rapporti col clero palermitano, con le associazioni benefiche. Vorrei ricordare qui la signora Ernesta, con le sue cooperatrici salesiane e l'opera benefica che facevano in tanti quartieri poveri. C'è la fase dell'agricoltura, c'è il lungo periodo degli interni, che vede più, pensavo, più coinvolto insieme con De Francisci è un po' meno con me. A un certo punto il Salaco si presenta al Consiglio Comunale, viene eletto, le nostre strade si divaricano, mentre viene meno anche l'impegno politico di Franco Restivo, perché dopo l'esperienza della difesa decise di non proseguire più la sua vita politica. Quindi le nostre strade si divisero. Ricordo soltanto che quando fu eletto sindaco volle incontrarmi e andammo a colazione in un ristorante di Palermo. Mi chiese qualche consiglio di carattere generale. Gli dissi: Pippo, questa è una città molto difficile, molto antica e con mali molto antichi. C'è un substrato che molto spesso non si può comprendere, nemmeno essendo buoni lettori. Questa è una città che può essere estremamente generosa ma anche estremamente insidiosa. Mi permetto di darti un consiglio. Affronta problemi per ora di ordine generale, grandi problemi di struttura della città, se te li fanno affrontare. Fai tutta una serie di azioni di riorganizzazione di tutto questo. E poi
avrai l'autorevolezza e l'esperienza necessarie per incidere sui nodi profondi della società. Però non ti avventurare su un terreno così insidioso come quello appunto dell'intrigo che c'è. Era stata una cosa che aveva raggelato anche altri sindaci precedenti, non c'è bisogno di andare vicino, anche molto lontano nella storia di Palermo. Penso che lui avrà toccato un intrico di fili elettrici senza rendersi conto che in realtà si poteva trattare di un ciuffo di serpenti velenosi. Quindi lui rimase solo. Tutti rimanemmo soli. Pippo era una persona di slancio. Passava per un sottile e furbo calcolatore, ma io più volte gli avevo rimproverato che la sua, quella che lui riteneva essere una sua furbizia, accortezza, eccetera, era in realtà ingenuità. E ho detto: Pippo, non è così. Bisogna essere più riflessivi dinanzi a certi. Questo non significa che bisogna disertare le battaglie, le buone battaglie, solo che bisogna farle in una maniera diversa. Cosa ci rimane di Pippo? Ci rimane il suo sorriso, ci rimane quella freschezza, quella spontaneità, quel modo certe volte ironico che aveva, quanti episodi, che aveva di reagire dinanzi a certe situazioni, certi rapporti umani, certe. Naturalmente è un personaggio incancellabile nella memoria e nell'esperienza e nel cuore di tutti. Con tutti i difetti che ognuno di noi può avere, però rimane sempre una distinzione fondamentale tra chi è un uomo con la U maiuscola e chi invece è soltanto un nome, una qualcosa che passa senza lasciare nessun segno e nessuna profonda impronta nella storia e nella vita di tutti gli altri. Grazie. E quindi di ringraziamento alla famiglia Inzalco per questa opportunità e occasione che ci danno di poter veramente risarcire di un debito morale che la città ha nei confronti di Giuseppe Inzalco. A lui sono legato in primo luogo da rapporti politici che si sono costruiti in quest'aula e tra questi banchi, che sono poi trasformati in rapporti di amicizia fraterna, perfino di confidenzialità tra due persone diverse per estrazione politica e culturale e soprattutto che militavano su campi avversi. E la sua elezione a sindaco, nessuno pensava quello che sarebbe successo con Inzalco. Tutti ritenevamo che era un sindaco di transizione, di tanti sindaci che si eleggevano per prendere tempo, perché c'era una crisi, la democrazia, quelle tante crisi, la democrazia cristiana, e quindi tenete conto che venivamo da un sindaco forte che si era dimesso, che era Piero Martellucci, non un sindaco comunque. Prima di Inzalco avevamo avuto Elda Bucci, che era stata chiamata il sindaco del rinnovamento e che aveva tante speranze di uscita in questa città. Su Inzalco c'era questa questione che il dottor Arena ricordava, c'era un po', come dire, in alcuni ambienti, come dire, di freddezza, perfino di, così, di non condivisione, e per altri, come dire, di così, cioè, aspettiamo, ci sarà, già si pensava al prossimo sindaco.
in sala con sindaco fu un ciclone. Il primo atto si recò in via Isidoro Carini e andò a deporre una corona di fiore a Dalla Chiesa, al cugino della Chiesa, di cui era intimo amico. Dalla Chiesa, quando era colonnello, partecipò perfino al suo matrimonio. Quindi aveva un'amicizia e anche una devozione per il generale della Chiesa, in generale per l'arma dei carabinieri. Lui raccontava spesso che ogni tanto si metteva alla divisa di suo padre, che era il maresciallo. Subito dopo aver deposto la valigia, il giorno dopo si recò a Brancaccio, dove c'era stato un attentato al commissariato di pubblica sicurezza, e lì portò la solidarietà del comune a dimostrazione dell'impegno rispetto al passato che il comune voleva intraprendere sulla trasparenza e contro la prepotenza della mafia. Celebrò per la prima volta il comune di Palermo il 25 aprile, ma il comune di Palermo si era occupato e il comune indisse una manifestazione con un manifesto in cui ricordava gli ideali della resistenza e della lotta antifascista. Fece deliberare la giunta l'adesione a una manifestazione nazionale contro la camorra, la mafia, l'andrangheta che si tenne a Roma, organizzata dall'ordinamento degli studenti medi. Fece una lettera a Craxi perché richiedeva come palla città di Palermo la verità su Ustica, sulla strage di Ustica. E soprattutto fece scalpore la commemorazione di La Torre e di Salvo il 30 aprile, e fu preceduta, il suo discorso alla lapide in via Turba, fu preceduta da un manifesto in cui diceva, questo manifesto, il comune è custode dei valori di libertà di cui Pio La Torre fu impareggiabile alfiere. Ed era una scelta di campo in cui Insalaco dimostrava che, rispetto ai suoi predecessori, non la signora Bucci per la verità, ma quello che c'era stato che aveva teorizzato che il comune non era titolato a fare la lotta alla mafia, Insalaco disse no, il comune se lo dimostrò con questo manifesto del ricordo. Tant'è che il discorso che tenne sotto alla lapide di Pio La Torre e Rosario Di Salvo colpì il presidente della commissione antimafia di allora, senatore comunista Abdon Alibovi, il quale nel suo intervento di risposta gli disse: sindaco, il suo manifesto è un risarcimento verso la città che non meritava un così lungo silenzio. Questo tutto in 10 giorni, cioè il dinamismo non in anni come la politica o la specialità, in giorni. Poi c'è la seconda fase, e questo è l'antipasto di Insalaco. E poi c'è il piatto forte. Insalaco colpisce con determinazione e con anche una freddezza e lucidità politica i punti del sistema di potere, di questa città, i ganghi attraverso cui la politica in città veniva soffocata, condizionata e non poteva anelare ad una svolta di rinnovamento e di liberazione. Primo atto allora rivoluzionario, oggi, fece ruotare tutti i capi di ripartizione del comune di Palermo. Nelle aziende municipalizzate incassò di suo pugno quei nomi di personaggi che erano stati designati dai partiti che erano collusi con la mafia. E insomma, la grande questione dei ganghi, questa questione che deturpava, condizionava, avvelenava, intossicava la vita democratica di questa città. E quando lui mette il dito e scardina un sistema quarantennale che in questa città aveva costruito fortune politiche ed elettorali di tanti personaggi e mette in discussione uno dei pilastri, come recita la prima commissione antimafia, del sistema di potere di questa città, a questo punto, attorno ad Insalaco, scatta la rappresaglia, la terra brucia, viene isolato politicamente attraverso intimidazioni, mancanza di numero legale, soverchierie,
anche umiliazioni, il Consiglio Comunale di Riserva, viene isolato moralmente attraverso calunnie, infamie, diffamazioni, alla fine viene eliminato fisicamente, con un infame agguato, pagliacchi, agente d'onore, il quale, come dire, da tempo aveva messo nell'albo di quelli da eliminare il nome di Giuseppe Inzalco. Basti ricordare quando ci fu il primo atto concreto, la delibera concreta che lui portò in Consiglio Comunale, la requisitoria di stampo mafioso che in quei banchi e da un assessore che si divise per metterlo in difficoltà venne fatta nei confronti di Inzalco con la regia di Vito Ciancimino. Voglio ancora ricordare il 5 dicembre, lui non era più sindaco, ho fatto bene a ricordare questo passaggio perché c'è un altro passaggio fondamentale. Il 5 dicembre lui si reca a Roma e va a deporre alla Commissione Antimafia. Ci va insieme alla Tatucci, che anche lei aveva fatto la denuncia sul sistema di potere. Mi solleciterei a rileggere quelle sue dichiarazioni. Io ho avuto l'onore di leggerle in anteprima perché mi trovavo a Roma per una riunione e lui passò al mio albergo e mi fece leggere quello che avrebbe detto un'ora dopo la Commissione Antimafia, dove emerge un quadro agghiacciante di convivenza, speculazioni, in cui emergeva la figura inquinante di Vito Ciancimino con la regia di Cosa Nostra. È un documento veramente che è un caposaldo della vera lotta alla mafia che questa città si è fatta e che oggi si cerca di cancellare e di non ricordare. Ecco perché, dicevo, la città ha un debito di conoscenza e purtroppo l'amarezza e l'umiliazione che ha dovuto subire per questa sua battaglia, in cui, come dire, poi venne lasciato solo, perché quando poi si cade e non si ha più il potere, si è più deboli, e come ci ha ricordato il dottor Arena, dovette subire anche l'onta e l'umiliazione del carcere. Conservo ancora una lettera che non so come riuscì a farmi avere dal carcere, in cui, poche parole, in cui c'è scritto: caro Elio, solo ora ho potuto farti pervenire un saluto e un ringraziamento. Mi affido a te come un fratello. Spero di incontrarti presto. Sono veramente stanco per tutto, tu capirai. Mi sono trovato solo pochi amici. Ci sono momenti che non si possono dimenticare. Aiutami, con affetto, Giuseppe, aiutami. Purtroppo noi non l'abbiamo saputo e potuto aiutare. Troppo potenti e troppo forti erano le forze in campo e troppo deboli e isolati eravamo noi con quelle difficoltà che il dottor Arena ricordava. E allora io credo che Giuseppe Inzalco lascia una grande eredità politica, perché senza la sua azione, senza quella che ho definito il ciclone in Salco, non ci sarebbe stato cambiamento in questa città, non ci sarebbe stata la primavera di Palermo. La città ha un debito di riconoscenza, ecco perché ho apprezzato stamattina le parole sul giornale di Sicilia che Luca ha dichiarato, che non c'è, ed è una vergogna, non c'è una strada, non c'è una via, un nome che ricordi Giuseppe Inzalco, che è uno che ha contribuito alla crescita di questa città. Il nome di Giuseppe Inzalco deve stare insieme a quelle lapidi di quelli che sono state le vittime della mafia, perché lui è stato questo, un combattente, è uno che ha pagato di persona. Ecco perché penso che anche da questa nostra iniziativa di stasera deve partire non so che cosa, una petizione, una richiesta. Dobbiamo dare un piccolo risalto simbolico, ma importante, alla famiglia innanzitutto e alla città. Penso che anche ad Ernesta e a Luca mi lascia
non solo il ricordo di un uomo che amava la vita, che aveva un bel sorriso, dolce, affabile, amabile, che era generoso con tutti, si prestava sempre per chi aveva bisogno, ma era soprattutto un uomo coraggioso, un uomo coraggioso. E in un'epoca come quella nostra, contrassegnata da servilismo, da viltà, da ignavia, ricordare un uomo coraggioso serve alle nuove generazioni. E io sono fiero di averlo conosciuto, di essergli stato amico, e così penso e sono sicuro che soprattutto i figli e la famiglia devono essere orgogliosi del nome che portano e di continuare ad onorare la memoria di un padre che ha dato tanto a questa città. Non posso che iniziare questo mio intervento ringraziando tutti voi che con la vostra presenza state dando tanta solidarietà a me, alla mia famiglia, e state portando sicuramente per iscritto la figura di Giuseppe Nzala. Non posso pertanto che ringraziare l'onorevole Ravidà, il dottore Sanfilippo, che hanno descritto in maniera eccellente tutto ciò che potesse riguardare mio padre da uomo, da politico. Ringrazio il dottor Arena, che ha descritto il quadro storico. Ringrazio l'assessore Di Safi, qui in qualità di istituzione. Ringrazio anche le associazioni di categoria, ho incontrato poc'anzi l'associazione di Libera. Ringrazio il mio amico Alessandro, che sicuramente ha vissuto insieme a me, visto la nostra lunga amicizia, il fattaccio, la morte di mio padre, e che ha sempre avuto, mi ha sempre dato una spalla sulla quale poter poggiarmi, riflettere. Non posso che ringraziare ovviamente chi oggi sta permesso con la sua collaborazione, con la sua organizzazione, seppur semplice, sicuramente significativa, il dottor Paolo Russo, in qualità di presidente dell'associazione che ha organizzato l'evento, l'ENDA TTN, e che ha dimostrato in fondo come non debbano passare 24 anni affinché possa essere resa una sorta di giustizia per commemorare la figura quale quella di mio padre. Detto questo, finiti i ringraziamenti. Ovviamente sono in questo istante attraversato da forte emozione. Per un istante poi penso e dico, ma com'è possibile che mio padre, nonostante abbia ricoperto delle figure istituzionali molto importanti, più o meno importanti, è stato, come dicevo prima, consigliere, assessore, deputato, sindaco, infine. Per questo non riesco a capire, né io, ovviamente, né la mia famiglia, come sia possibile che le istituzioni ad oggi, è passato circa un quarto di secolo, il 24° anniversario stiamo commemorando, ad oggi non hanno avuto la necessità e la voglia di volerlo commemorare così come avviene per tutte le persone che hanno fatto la loro vita sicuramente un percorso di legalità, di giustizia. E ovviamente a questa domanda io non ho nessuna risposta. Tempo addietro, già nel 2005, io e la mia famiglia avevamo lamentato una disparità di trattamento, un'indifferenza istituzionale. Non capivamo questa indifferenza istituzionale, tant'è che abbiamo fatto una lettera aperta, divulgata poi tramite la Repubblica, il Giornale di Sicilia, la Stampa, nella quale lamentavamo proprio questa indifferenza istituzionale. Sebbene noi avessimo scelto di vivere nel dolore, nel silenzio il nostro dolore, il nostro lutto, sembrava che la stessa decisione era stata fatta da parte delle istituzioni, che con un silenzio assordante non hanno mai voluto e ritenuto opportuno voler commemorare quest'uomo. Quest'uomo che comunque, ripeto, ha dato tanto e tanto a parlare. Ora, a questo punto, che dire? In questa lettera, tra l'altro, io, al di là dell'etichetta che c'è stato affibbiata di familiari di vittime innocenti in quanto c'è stato un processo passato in giudicato, noi stessi abbiamo voluto affibbiarci un'altra etichetta, vittime di serie B. Vittime di serie A, quelle per la quale giustamente, sottolineo giustamente, esiste la necessità di commemorare, di rendere omaggio, rendere tributo a degli uomini che sicuramente con i loro percorsi cercano di creare, o quantomeno si auspicano, di dare una realtà diversa, di creare una realtà diversa, di fornire alla nostra nuova generazione una città differente. E poi le vittime di serie B.
quelle come Giuseppe in sala. Ogni qualvolta, a mio avviso, le istituzioni dimenticano o hanno questa disparità di trattamento nel trattare tutte le vittime nella stessa identica maniera, fanno un grave errore. Per due motivi. Il primo, perché vanificano ciò che può essere l'operato e le gesta e il comportamento di legalità di questi individui. E il secondo, sicuramente perché vanificano tutto ciò che possono essere gli sforzi della magistratura, delle forze dell'ordine, delle attività di associazione in genere e del singolo cittadino che quotidianamente si trova a voler, a dover combattere all'interno di questa società contro malcostumi, contro atteggiamenti criminosi, contro malaffari in genere. Mi auspico che, spero che non debbano passare 24 anni, considerando che oggi ricorre il 24esimo anno. Mi auspico che così, che è finito questo trambusto politico che presto vedrà coinvolta la mia città, perché a breve ci saranno le amministrative. Quando si sarà ritrovato una sorta di equilibrio, al di là del colore politico, al di là della bandiera politica, appena verrà eletto il primo cittadino, che sia lui stesso, che sia il presidente dell'assemblea, che sia qualsiasi altra istituzione o qualche altra figura istituzionale, possa dedicare a Giuseppe Insalto qualcosa che possa essere ricordato così come viene fatto per tutte le altre vittime per le quali esiste una targa, esiste una lapide, esiste una strada, una via, una piazza, una scuola, esiste infine un parco, per ultimo, affinché non sia il 12 gennaio, il giorno che i suoi familiari, che i miei nipoti, i miei futuri figli, o chiunque voglia, possa commemorare tramite un semplice necrologio su un giornale, peraltro mi permetto di dire scordato anche quest'anno da parte del Comune, purtroppo, e da parte del Presidente dell'Assemblea. Ma possa essere dedicato qualcosa affinché chiunque, in qualunque istante, possa, in qualunque giorno, lo ritenesse opportuno, poter andare a commemorare un uomo che sicuramente è stato un eroe. Grazie.